Assolutamente no, la mia terza lingua era francese, quindi anche molto distante da quello che è il tedesco, quindi sì, ho dovuto cominciare a studiarla una volta iscritta all'università. Allora, per me terza lingua vuol dire tedesco. Tedesco l'avevo studiata alle medie, poi solo 2 anni presso il liceo musicale a Trento, i primi 2 anni, quindi un po' la conoscevo. Non posso dire che la conoscessi a livello, diciamo, approfondito, quindi sicuramente anche quello è stato un motivo per cui mi sono iscritto all'università, di musicologia. Sì, conoscevo la terza lingua prima di iscrivermi alla magistrale perché, come ho detto, ho studiato lingue moderne all'Università di Trento, per cui ero avvantaggiato su questo fronte. Allora, quando ho visto questo corso di laurea magistrale e mi sono interessato a questo corso, praticamente non avevo conoscenze della terza lingua, che nel mio caso è tedesco. Well, I didn't speak any Italian before I came to Bolzano. Yeah. È stato difficile, sì, perché ovviamente il tedesco è una lingua che ha poco in comune sia con l'italiano che col francese, per esempio. Quindi c'è stato un po' uno scoglio iniziale, anche forse, è brutto da dire, cioè non pregiudizi in senso negativo, ma nel senso che ovviamente non conoscendolo per niente, sapendo che è una lingua difficile, ovviamente è stato uno scoglio iniziale abbastanza alto da scalare. L'università ha fornito fin da subito dei corsi. Già prima di cominciare i corsi della magistrale sono state offerte 3 settimane di corso intensivo per cercare di mettersi più o meno in pari e da lì per tutto il primo anno sono seguiti i corsi fino al livello B1, che è il livello richiesto per l'uscita, insomma. Ok, quando sono entrato in magistrale di tedesco avevo un livello pari a un A1, A2, proprio più che basi, cioè appena basilare, diciamo. Per cui per colmare questo divario ho frequentato, a dire il vero, il secondo anno, i corsi linguistici offerti dal centro linguistico di Ateneo a Bolzano. E sia i corsi diciamo classici, quelli che appunto 2 o 3 giorni a settimana sono 2 ore di corso, e anche il corso intensivo che in 2 settimane ti permette di avanzare di livello. E quello è stato il modo che l'Ateneo forniva per studiare lingue, e devo dire che sono corsi ben strutturati e che permettono di costruire delle conoscenze linguistiche, ecco. Penso sempre da musicista, dal percorso strumentale che ho, che un'orchestra è fatta di più strumenti, di più lingue, no? Quindi noi come persone, come musicologi, siamo chiamati a dominare e parlare più lingue. Oggi non si può più eludere dal fatto che le lingue siano il pane con cui confrontarsi, i ponti con cui confrontarsi con anche ovviamente differenti culture, ma culture anche ovviamente musicali nel nostro campo. Quindi questo è un primo strumento che l'università mi ha fornito con i corsi appunto di lingua inglese e tedesco. Però devo dire che, vabbè, da un lato mi sono attivato io, e questo è un consiglio che do agli interessati, di attivarsi già prima con dei corsi anche online, in internet, insomma, attivandosi in modo anche da autodidatti per, diciamo, avvicinarsi alla lingua tedesca. Ma poi devo dire che l'Università di Bolzano offre tutti gli strumenti necessari diciamo, all'acquisizione della terza lingua, quindi si parte da capo con corsi molto validi, ci sono corsi intensivi ed estensivi offerti durante tutto l'anno accademico, quindi si è perfettamente nelle condizioni di, diciamo, imparare la terza lingua anche abbastanza in fretta, se si è motivati.
I had quite a good start in learning Italian because I knew Spanish before, so it was more easy. And the university offers intensive language classes, which I followed before my master's study started. And then the other factor which helped me to learn Italian was that I was the only non-Italian speaking person in my class. So I was hearing Italian a lot around, and this helped me to get used to it and to hear it a lot and to have a lot of possibilities to practice it. So it went quite fine. Sì, certo, oddio. E in un primo momento uno la vede e dice, oddio, no, tre lingue, tedesco, poi devo fare tutto il primo anno in inglese, ci si fa un pensiero, però questo pensiero l'ho fatto appunto mentre scrivevo la tesi triennale, durante la quale mi sono trovata a dover leggere bibliografia in lingua e che mi ha fatto ragionare sul fatto che nonostante sia difficile e ci voglia impegno, è comunque un più, un qualcosa che aiuta. Possono essere o sembrare uno scoglio, ma io credo che alla fine, superato lo scoglio, si apre l'oceano, il mare aperto della, comunque della competenza. Le lingue, ripeto, insisto fortissimamente, sono la condizione sine qua non per stare nella società, nel mondo in cui viviamo, lavoriamo e percepiamo. Le lingue sono un'offerta in più di questa università che a mio avviso però dovrebbero essere senz'altro migliorate, perché a volte con lo scalino dell'esame, parlo probabilmente a nome di molti altri studenti con cui nel corso della magistrale mi sono confrontato, lo scalino dell'esame va poi con la sua, non tanto con la sua difficoltà, ma con la severità anche burocratica di chi esamina, va magari ad intaccare il piacere, il divertimento di studiare anche in tre lingue. Questo è sostanzialmente il punto. Il fatto di studiare in un'università di piccole dimensioni permette anche di avere un rapporto molto più diretto con i professori, e questo significa che c'è molta più attenzione da parte del professore al singolo. E quindi da questo ne deriva anche un programma, un percorso di studio a volte anche mirato allo stesso individuo. Allora, a Bolzano hanno trovato un sistema che più o meno funzionava, cioè praticamente i corsi estensivi erano organizzati il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Ok. E quindi il venerdì pomeriggio non avevamo mai lezione. Noi potevamo sempre frequentare questi corsi di lingua e il sabato mattina anche. I corsi intensivi erano fatti quando non c'erano lezioni, quindi a settembre, per chi inizia il primo anno, a settembre offrono un corso estensivo prima dell'inizio delle lezioni di 3 settimane e dopo ne offrono uno dopo gli esami, quando c'è quello stacco a febbraio, no? Sì. Fanno 2 settimane di corso intensivo lì e poi fanno un ulteriore periodo intensivo a luglio, però non si scrive quasi mai nessuno, quindi tornano a casa, vanno in giro. Certo. Quindi diciamo i periodi di settembre, febbraio più gli estensivi durante fine settimana non vanno mai in conflitto con le lezioni.